buongiorno e benvenuti. Continua nella splendida Taormina il viaggio di incontri d'estate 2021 di OK Italia, parliamone. Oggi è la quinta trasmissione di questo ciclo di incontri voluto dalla Camera di Commercio di Messina, che ringraziamo la Camera di Commercio, ovviamente tutta la Giunta e il suo presidente Ivo Blandina. Perché siamo a Taormina? Perché Taormina, è inutile raccontarlo, è uno dei luoghi più belli al mondo, un luogo che non si può visitare almeno una volta nella vita, ma ovviamente l'auspicio è che si possa tornare più volte, una meta ideale per ogni periodo dell'anno, visto anche il clima estremamente favorevole. Siamo a Taormina perché Taormina è conosciuta in tutto il mondo, Taormina vive soprattutto di un turismo straniero e Taormina può diventare veramente una vetrina di tutte le eccellenze e le bellezze che possono promuovere questa bella regione quale è la Sicilia. In trasmissione con me abbiamo tanti ospiti che adesso vado a presentarvi. Abbiamo Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina. Benvenuto Blandina. Abbiamo Mario Bolognari, sindaco di questa città di Taormina. Benvenuto Bolognari. E ancora con noi Giorgio Palmucci, presidente dell'agenzia ENIT, l'ente nazionale italiano per il turismo. Benvenuto Palmucci. Tra gli ospiti Gerard Schuller, presidente dell'associazione Albergatori di Taormina. Benvenuto Schuller, spero di aver pronunciato bene il cognome. Ottimo, ancora altra associazione, abbiamo Pietro D'Agostino, presidente dell'associazione Commercianti di Taormina. Benvenuto D'Agostino. Sempre con noi Paola Sabella, la segretario generale della Camera di Commercio di Messina. Benvenuta Paola Sabella. Ancora con noi, a fianco a Sabella, abbiamo Totò Scalisi, esperto ed operatore del turismo. Benvenuto Scalisi. Sempre con noi, non in questo tavolo, ma vicino, come potete vedere, abbiamo, per motivi ovviamente di prevenzione, abbiamo dovuto garantire le naturali distanze tra tutti i partecipanti. Abbiamo con noi Emma Taveri, che è la CEO di Destination Makers. Benvenuta Taveri, è un'esperta di turismo di cui parleremo anche dopo. Ancora con noi al suo fianco abbiamo Maurizio Cocianci, che è il progettista che ha realizzato due importanti progetti con la Camera di Commercio di Messina, progetti di cui abbiamo discusso nelle quattro trasmissioni che hanno anticipato quella di oggi, che chiuderà appunto il ciclo di incontri d'estate 2021, una trasmissione realizzata il 24 a Messina e tre trasmissioni realizzate nella città di Milazzo. Benvenuto Cocianci. Ancora con noi abbiamo Tamako Sakimo Kemi, un'imprenditrice turistica qui di Taormina. Benvenuta. Ovviamente abbiamo delle origini nipponiche, si vede, poi ce lo racconterà magari anche lei dopo. E ancora a fianco alla Sakiko abbiamo Laura Mendolia, stilista e direttrice creativa del brand Pesce Pazzo di Taormina. Benvenuta Mendolia. Bene, allora prima di iniziare io chiedo alla regia di mandare in onda un video che racconta la storia e le bellezze di Taormina. Prego regia. La nascita di Taormina come destinazione di villeggiatura trova origine qualche secolo fa, quando nobili famiglie avevano preso l'abitudine di svernare, e cioè di lasciare le località più fredde per trasferirsi in posti più caldi. In quegli anni, per chi poteva permetterselo, la villeggiatura aveva due periodi, un estivo ed un invernale, e Taormina era una destinazione invernale, con un'accoglienza che, superata la logica delle ville padronali, comincia a svilupparsi in hotellerie, a partire dal Grand Hotel San Domenico, dal Grand Hotel Timeo, nonché dalle piccole case come Villa Paradiso e Villa Sugar. Va ricordato che il Grand Tour era uno dei prodotti storici del turismo siciliano e Goethe ne è stato uno dei maggiori testimoni, ma non il solo, e quindi la Sicilia intesa come viaggio, non come soggiorno. Con l'inizio degli anni 70 anche il turismo di massa abbraccia Taormina, che rimane alla ribalta del turismo siciliano, non solo per la sua storia, per gli ospiti importanti che ha avuto, ma anche per la cinematografia, che come per altre località anche ai nostri giorni è stata una delle molle importanti per le destinazioni turistiche, che poi devono organizzarsi con una rete di ospitalità e accoglienza che non può essere improvvisata. Ci vuole una cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza anche come sistema locale di apprendimento per fare una destinazione turistica.
Passeggiando per le vie del Corso Umberto di Taormina troviamo tanti locali nei quali si può consumare dell'ottimo cibo, dei prodotti tipici, del buon vino siciliano, godendo di un panorama unico nel suo genere. Ma oggi, ai tempi del turismo esperienziale e dell'acquisto tramite smartphone, ogni località siciliana potrebbe diventare destinazione. Ognuna di esse meriterebbe una visita, un tempo da dedicarle. Taormina, capitale del turismo siciliano, non dovrà mostrare solo il Golfo di Giardini e il mare di Mazzeo, ma dovrà presentare e invitare a conoscere anche quella Sicilia non toccata dai grandi flussi turistici, o sconosciuta ai più, come i suoi castelli, i paesi di montagna, nei quali il Medioevo ha resistito 1000 anni, del barocco o i siti UNESCO, così via. Taormina deve diventare un luogo dove tutte le eccellenze di cui la Sicilia è protagonista si presentino ad un pubblico internazionale. Taormina, vetrina di una Sicilia in cui tanti hanno deciso di trasferirsi e viverci. Ma qui si può vivere da turista per una volta sola. Ma qui trovi le ragioni per tornare, per esplorare te stesso e la storia, per conoscersi e per innamorarsi. Taormina, capitale e vetrina del turismo siciliano. Ecco, abbiamo visto un video estremamente interessante che ci racconta come nasce anche il mito di Taormina. Dovevano essere questa mattina in trasmissione con noi anche altri due importanti ospiti che sono Gaetano Armao, vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana, e Dario Cartabellotta, direttore regionale dell'assessorato all'agricoltura. Purtroppo impegni istituzionali li hanno dovuti trattenere a Palermo, ma entrambi hanno inviato un contributo video che durante la trasmissione manderemo in onda. Io partirei subito proprio con un intervento del sindaco Bolognari, perché Bolognari è conosciuto e conosce molto bene questa città di Taormina, perché Bolognari è già stato nel passato, dal dicembre 93 al maggio del 2002, aveva già ricoperto la carica di sindaco di questa città, e dopo 16 anni nel 2018 ha deciso di rimettersi in campo ed è stato di nuovo eletto alla guida di Taormina. Ma Bolognari, oltre ad essere un conoscitore quindi delle dinamiche di amministrazione e di governo della città di Taormina, è un profondo conoscitore della storia turistica della sua città. Ha pubblicato nel 2013 un volume, un libro sugli anni che vanno dal 1880 al 1930, quindi tocchiamo anche alcune di quelle immagini bianche e nere che abbiamo visto durante il video di presentazione. E il periodo che abbiamo detto, il periodo preso in osservazione dal libro di Bolognari, è quello che ha segnato il decollo del turismo e la creazione del mito della Taormina, così come conosciuta dai turisti stranieri. Oggi ricordiamo che tanti turisti stranieri comprano il brand Taormina conoscendo questo e alle volte non conoscendo il brand Sicilia. Ecco perché poi ragioneremo sulla possibilità che Taormina diventi una vetrina delle eccellenze dell'intera regione. Sindaco Bolognari, Taormina, alla luce della sua esperienza e anche della sua analisi del passato, secondo lei conserva ancora quell'anima magica che ha fatto innamorare di sé milioni e milioni di turisti stranieri? Domanda molto difficile, nel senso che le cose sono molto cambiate. In un secolo e mezzo le cose cambiano, perché cambia il mondo, cambiano i flussi, cambia l'idea stessa di turismo. Alla fine dell'Ottocento non esisteva il turismo, esistevano dei viaggiatori che avevano la curiosità di conoscere altre culture. Oggi tutto questo è ovviamente superato. Direi che nonostante tutto, però, nonostante questo cambiamento profondo, Taormina rimane una perla all'interno del Mediterraneo, dove è possibile per un verso conoscere il Mediterraneo, quindi la cultura siciliana per esempio, la storia siciliana, ma nello stesso tempo vivere in un contesto che nel frattempo si è completamente distaccato dal Mediterraneo stesso, perché dire che Taormina è al centro del Mediterraneo, come dire, una localizzazione geografica.
ma dal punto di vista storico e culturale non c'è dubbio che se ne distacca. E questa cosa è stata osservata da molti intellettuali che sono venuti a Taormina, ne cito uno da me molto distante culturalmente, Ezra Pound, il quale ha proprio fatto questa osservazione in una lettera privata alla madre, dice: sono in un posto in Sicilia ma che non mi sembra di essere in Sicilia. Questa commistione, questa particolarità non c'è dubbio che è rimasta, che rimane e costituisce un po' quella che lei ha chiamato l'anima di Taormina. Detto questo, oggi, perché allora il turismo decollò perché arrivarono i fotografi, prima c'erano i pittori, ma il quadro viaggia molto, molto lentamente, sempre un unico pezzo, la fotografia è riproducibile, se ne fanno tante, la tecnica ha portato a far decollare Taormina attraverso la fotografia, in particolare nel mondo anglosassone. Oggi la fotografia non ha più molto senso se non è inserita per esempio in un social, e quindi anche qui dobbiamo immaginare come Taormina, pur mantenendo quelle caratteristiche originarie, riesce ad evolversi in un contesto comunicativo completamente nuovo e diverso. Io proprio per questo motivo giorno 1 e 2 settembre sarò a Jesolo assieme ad altri 24 sindaci d'Italia di località turistiche di dimensioni notevoli, devono aver superato almeno 1 milione di presenze nel 2019 e che si trovano sul mare e che pensano ad una revisione per esempio legislativa, normativa, perché non è possibile che un comune di 10.000 abitanti con le tasse che vengono pagate da 10.000 residenti possa poi erogare servizi per centinaia di migliaia di persone al giorno, questo è impossibile. È improrogabile un intervento legislativo, oppure controllare un territorio come se fossimo il 7 febbraio e invece siamo il 15 di agosto, e questo inevitabilmente porta a tutti i fenomeni di degrado che non fanno parte dell'anima originaria né del turista e del viaggiatore tedesco, ma neanche della città di Taormina o di Jesolo, per fare un altro esempio. Ma fa parte del mondo di oggi e noi dobbiamo adeguarci al mondo di oggi cercando di trovare quelle contromisure che possono mantenerci l'anima pura. Ecco, Sindaco, le chiedo giusto un chiarimento. Ha parlato che siete un gruppo di località turistiche che hanno un'affluenza turistica che supera il milione, quindi la prima domanda che le chiedo con risposta immediata è: qual è stato il flusso turistico pre-pandemia? Quindi 1.150.000 presenze, che significa un turista per notte. Perfetto. Quindi sono 1.150.000 pernottamenti. Ecco, altra domanda: se questo incontro di Jesolo vedrà soltanto la partecipazione di amministratori locali per creare e tirar giù una strategia da poi sottoporre al governo, o avrete già un confronto magari con lo stesso ministro del turismo? Il ministro Garavaglia ha assicurato la sua presenza, in ogni caso abbiamo già avuto degli incontri con il ministro nominato, conosce perfettamente il percorso, sarà il primo a leggere il testo che noi prepareremo e vareremo giorno 1 e 2, anzi il 2 mattina esattamente, ma credo che anche altri organismi nazionali che si occupano di turismo siano coinvolti e saranno presenti in ogni caso in varie forme a questo nostro incontro. Grazie Bolognari, sicuramente ci sarà anche Palmucci, ma glielo chiederemo dopo. Io chiedo adesso alla regia di mandare in onda il contributo del vicepresidente assessore all'economia Gaetano Ormao. Gli incontri d'estate che la Camera di Commercio di Messina ha organizzato in modo così articolato tra Messina, Milazzo e adesso Taormina costituiscono un momento di riflessione su quello che è stato, sul dramma che ha vissuto l'intero mondo, l'Europa, il nostro paese, in particolare la Sicilia, con la pandemia e con gli effetti economici scaturenti dalle misure di restrizione, ma anche e soprattutto quello che sarà, quello che ci aspetta, il futuro che dalle nostre previsioni è un futuro positivo, con una crescita consistente per quest'anno, per il prossimo anno, fino al 2024, quando
se proseguiranno queste tendenze, non prevarrà, come purtroppo in alcuni momenti sembra, la stoltezza di coloro che pensano che non vaccinandosi possono superare questa fase, mentre invece danneggiano terribilmente se stessi, gli altri, l'intera regione. La circostanza che la Sicilia possa essere in zona gialla è già un effetto depressivo per la ripresa che è in corso. Bene, se invece si ritorna in un trend di crescita così come previsto, nel 2024 sfonderemo il tetto dei 100 miliardi di euro di prodotto interno lordo. Taormina è una capitale europea del turismo, oltre ad essere una perla nel Mediterraneo, tra le più belle, le più storicamente affermate come meta del turismo nazionale ed internazionale. Ed essa può essere il traino, come ritengo che sia, il traino del turismo siciliano. Quest'anno è stata una stagione importante, significativa, nonostante la trasformazione profonda che ha avuto il turismo dopo il Covid, un turismo prevalentemente incentrato sui turisti nazionali, su coloro che amano il gusto, la bellezza, l'eleganza e quindi che più possono anche trasformare la presenza in Sicilia in una scelta permanente attraverso l'acquisto di case, l'acquisto di residence, quello che cerchiamo, cioè una Sicilia che possa accogliere turisti che vengono per affrontare un viaggio lungo, un viaggio fatto di cultura, di enogastronomia, di storia, di bellezza, di cultura, di arte, tutto quello che Taormina può offrire. Un saluto a tutti voi e buon lavoro per l'iniziativa di questa mattina. Di bellezza, di cultura, di arte, tutto quello che Taormina può offrire. Gaetano Armao per il suo contributo. Ecco, il vicepresidente Armao ci teneva ad essere veramente con noi. Questa mattina ha voluto esserci comunque, anche se in maniera virtuale. Palmucci, noi immaginiamo che anche l'Enit sarà ovviamente parteciperà a quell'importante tavolo di Jesolo. Abbiamo iniziato a raccontare, a narrare come Taormina sia principalmente e anche fortemente legata al turismo, base della propria economia e soprattutto a un turismo straniero. Gli ultimi anni purtroppo abbiamo avuto una contrazione dei flussi turistici, soprattutto dei flussi turistici stranieri, quindi il vero cuore dell'economia, di quelli che portavano ricchezza nella città di Taormina, e sappiamo che dovremo vedere al futuro con regole diverse. Cambierà forse il modo di fare turismo, cambieranno le nuove tendenze del mercato in questo settore. Voi come Enit ovviamente siete attenti osservatori, avete fatto degli studi, delle indagini, delle ricerche. Le chiedo, ecco, alla luce proprio di questi studi che avete fatto come Enit, secondo lei come cambierà il turismo nei prossimi anni e che tipo di ricadute potrà avere anche per una città come Taormina? Grazie. Beh, sono tante le domande, ma fondamentalmente sì, siamo presenti ovviamente al G20 dei Balneari. Già dal 2019 come Enit abbiamo firmato un protocollo con il comitato organizzatore, i sindaci delle varie città, e quindi mi fa molto piacere che anche Taormina adesso faccia parte del G20 e ritengo che sia importante appunto che ci sia questo lavoro comune da parte di queste destinazioni turistiche importanti per il turismo balneare, che comunque rappresenta una fetta importante del turismo italiano, in maniera tale proprio da poter rispondere, da poter far sì che il governo possa rispondere anche alle esigenze e alle aspettative di questi comuni e fare in modo quindi di soddisfare le esigenze e le aspettative dei turisti che verranno negli anni a venire e che sono iniziati a ritornare quest'anno. Beh, Taormina è un caso eccezionale, cioè è un caso nella case history di come ha detto il sindaco. Cioè, Enit è nato nel 1919, qui i turisti, anche se erano viaggiatori del Grand Tour, comunque i viaggiatori venivano già dall'Ottocento, a fine Ottocento, per cui è una destinazione che ha avuto decisamente un grandissimo successo, è presente anche in molti dei manifesti che noi abbiamo anche presentato nel nostro libro commemorativo dei 100 anni, e devo dire che Taormina ha avuto, questo poi ce lo dirà sicuramente anche il Presidente degli Albergatori, risultati straordinari fino al 2019, ed è una delle destinazioni
che ha sempre avuto una fortissima presenza di turismo straniero e non soltanto europeo, ma anche americano e intercontinentale, e per cui nel 2020 ha sicuramente sofferto di più di altre destinazioni. Quindi il 2020, come le città d'arte, ma anche Taormina, ma anche le Cinque Terre, anche Capri, Ischia, hanno sofferto di più proprio per l'assenza del turista americano. Quindi sono arrivate ad avere meno 90% di flussi turistici rispetto al 2019, che era stato un anno straordinario. Ora, quello che bisogna pensare è che sicuramente per quest'estate, io non abbiamo ovviamente ancora i dati, ma abbiamo visto l'andamento anche delle prenotazioni in generale dai paesi esteri verso l'Italia anche nei mesi di settembre, ottobre, novembre, e c'è una forte crescita anche superiore rispetto ai flussi verso la Francia e verso la Spagna. Per cui questo è estremamente positivo, però ci vorrà ancora, bisognerà ancora aspettare per rivedere veramente i flussi soprattutto americani e asiatici, che sono anche quelli poi alto spendenti, quelli che ci interessano anche per una crescita a valore del turismo. Noi riteniamo che si potrà raggiungere i risultati del 2019 non prima del 2022-2023. Poi dipenderà un attimino anche da quella che sarà l'evoluzione della pandemia e l'accelerazione della campagna vaccinale. E soprattutto la riapertura dei confini, soprattutto quindi siamo ancora a meno 90% di turisti provenienti dalla Cina piuttosto che dal Giappone, e dobbiamo lavorare quindi soprattutto per raccontare che l'Italia è e continua ad essere la destinazione più desiderata, e quindi bisogna fare in modo però di tener conto che il Covid ha cambiato e sta cambiando completamente quello che è il turismo, e questo significa che il turismo del futuro non sarà più lo stesso. Il turismo del futuro, indipendentemente da quella che sarà la fine, ci auguriamo più rapida possibile, della pandemia, però sicuramente la variabile fondamentale nella scelta della destinazione sarà la sicurezza. Quindi comunque il turista, chi viaggerà e chi continuerà a viaggiare, dovrà pensare di essere tranquillo che quando viaggia la destinazione che sceglie per la propria vacanza, per il proprio viaggio, sia sicura. In funzione proprio del poter passare, avere un'esperienza emozionale e una vacanza esperienziale, ma che senza le preoccupazioni del quotidiano che ci ha toccato questo ultimo anno e mezzo. E in secondo luogo, io credo che quelli che erano i pilastri del piano strategico del turismo, che poi si è un po' bloccato per effetto anche del Covid, ma comunque accessibilità, sostenibilità, innovazione, dovranno vedere per forza un'accelerazione negli anni a venire, altrimenti se non innoviamo per poter rispondere a queste aspettative sempre più, a queste esigenze sempre più forti da parte del turista multiculturale, e quindi che non ha soltanto delle esigenze del turista americano, del turista inglese, del turista francese, ma anche cinese, giapponese e quant'altro, e poi favorire il più possibile l'accessibilità, perché bisogna fare in modo di poter raggiungere le destinazioni, e Taormina ha il grande plus di essere già così conosciuta che può diventare anche il volano per la crescita del turismo in tutta la Sicilia. Grazie Palmucci. Blandina, Taormina abbiamo detto vive oggi di un turismo per lo più estivo. Forse per accelerare la ripresa si dovrebbe puntare sempre di più sulla destagionalizzazione del settore turistico. Come Camera di Commercio, secondo lei cosa bisognerebbe mettere in campo per cercare di far sì che Taormina torni, come ci hanno raccontato il video, ma anche gli altri interventi, anche alle origini? Taormina all'inizio viveva anche di un turismo invernale, un turismo anche locale. Oggi bisognerebbe tornare a vivere di turismo tutto l'anno per poter recuperare quanto perso. Palmucci ci parlava di una perdita addirittura del 90% del flusso turistico negli anni pieni della pandemia. Quale iniziativa e che tipo di suggerimento come Camera di Commercio potete dare per la ripresa del turismo lungo tutto l'arco del tempo annuale? Perché ricordiamo, il clima qui veramente aiuta. Ma non abbiamo sicuramente alcuna ricetta pronta. Gli obiettivi sono quelli di fare di Taormina, delle Eolie, del patrimonio che abbiamo nella provincia, dei veri e propri driver. Io avvicino il microfono, Blandina. Per far crescere flussi turistici, economia del turismo, capacità di dare risposte adeguate non solo ai tempi della pandemia e del post-pandemia, ma incominciare a traguardare, così come stiamo facendo, diciamo, quale sarà l'evoluzione del turismo, nell'accezione più ampia del termine,
nel prossimo futuro. Quello che stiamo facendo è questo, nel senso che cominciamo a offrire dei momenti di confronto che servono a mettere insieme non solo esperienze e responsabilità di governo dei fenomeni, ma anche un'operazione bottom up, gli operatori della filiera del turismo, proprio per avere contributi che stiano da una parte attaccati al quotidiano, al reale, al concreto, e dall'altro, diciamo, spingerli verso una prospettiva, verso una traiettoria possibile di crescita del settore. E quindi questi incontri, ha detto il vicepresidente Armao, perché li abbiamo organizzati, pensiamo di patrimonializzare quello che emerge da questi confronti, e soprattutto di calendarizzare questi incontri perché il lavoro si concretizzi poi in azioni concrete, coordinate, in cui ogni soggetto, ogni responsabile di un pezzo della storia riesca poi a assumere una responsabilità vera. Noi stiamo facendo delle cose proprio per cercare di capire che cosa succederà. Il progetto di cui parlerà poi il segretario generale, la dottoressa Sabella, è uno dei relatori, riguarda proprio dare prospettiva, dare il senso della comprensione del fenomeno che stiamo osservando oggi. Il tema della sicurezza impone, diciamo, di traguardare soluzioni che permettano poi, appunto, di far crescere in maniera organica, in maniera diffusa il turismo, e di estenderlo anche a livello geografico in località meno conosciute, ma che hanno patrimonio che può essere valorizzato con l'apporto, diciamo, di flussi che magari vengono anche da Taormina. Rimane un problema enorme, che è quello dell'accessibilità e della mobilità, e anche in questo stiamo lavorando. I due progetti che abbiamo presentato per l'area dello Stretto e per Milazzo, che rappresentano appunto il senso della concretezza di cui parlavo prima, cioè bisogna cominciare a pensare che tutto quello che serve va fatto, e va fatto in maniera segmentata, però in maniera organica, cioè ogni momento, ogni pezzo deve essere visto come il tassello di una strategia complessiva. Grazie mille Blandina. Schuller, io mi collego alla domanda che ho appena fatto a Blandina. Cosa si può fare per la destagionalizzazione? Ma le faccio una domanda precisa. Potrebbe essere una delle soluzioni a questo problema sviluppare sempre di più un turismo congressuale a Taormina, che possa appunto far venire turisti, anche se per lavoro, anche al di fuori della stagione estiva? Allora, rispondo alla sua domanda e dopo faccio un excursus sul tema in generale. Per quanto riguarda il turismo congressuale, Taormina ci ha lavorato sempre, però all'interno degli alberghi che hanno delle strutture congressuali, quindi piccoli congressi, sicuramente molti di qualità, che hanno avuto luogo a Taormina, ma per fare una rete, un sistema di congressi affidati a chi fa questo lavoro e non dati in gestione. Allora, c'è un palazzo dei congressi che al momento non è ancora completamente agibile, e quindi ci fermiamo alla difficoltà proprio tecnica di organizzarli, perché dal punto di vista dei posti letto, strutture a 5 stelle, a 4 stelle, a Taormina ce ne sono tantissime, quindi il problema è l'infrastruttura che non è stata completata, la ristrutturazione doveva avvenire durante G7, ci sono stati problemi, e lì l'appello è a chi di competenza di sostenerci. Sindaco, la stanno chiamando in causa, dopo ci dirà qualcosa. Ma non è soltanto il sindaco, suppongo che qui partiamo dalla regione, da altre problematiche, però un centro di congressi funzionante
con tutte le autorizzazioni di sicurezza necessarie per poter fare i congressi oggi, a maggior ragione nel periodo post-pandemico, se non abbiamo questa struttura non possiamo sicuramente pensare a ripartire con i congressi. Per quanto riguarda le altre domande, idee di come poter prevedere, programmare, preparare una ripresa fatta bene, io colgo l'occasione, visto che abbiamo due interlocutori importanti, sia a livello regionale, il dottor Armao, che è anche vicepresidente e assessore all'economia, e anche il dottor Palmucci qui presente. Vorrei parlare di due aspetti. Inizio da uno, dottor Palmucci, da quello nazionale proprio, perché è una cosa interessante. Sono tornato ieri sul sito governativo degli Stati Uniti. Allora, parliamo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono una nazione che a livello italiano nell'ultimo anno buono hanno fatto 16.300.000 di presenze, quindi il 7,4% delle presenze del 2019 a livello nazionale. Su Taormina, che fa l'85% di presenze straniere, sempre 2019, la presenza degli americani era del 15,1%, quindi 131.000 presenze. E perché? E come sperare di poterli riavere? Non è soltanto la pandemia, dottor Palmucci, ma se lei va sul sito governativo degli Stati Uniti, i viaggi in Italia vengono sconsigliati, attenzione, non soltanto per problemi pandemici, ma anche perché è un paese a rischio terroristico. E allora lì c'è da lavorare sui fianchi, con la diplomazia internazionale, con la Farnesina, perché dobbiamo intervenire per smontare questa cosa che è lì messa da almeno 8 anni, da 10 anni. E se guardiamo il mondo, gli Stati europei, ma gli Stati Uniti stessi, quanti attentati purtroppo sono avvenuti a livello terroristico, l'Italia è stata esente da questo per una 20 anni e ancora oggi non si riesce a convincere in qualche modo con la diplomazia nazionale a influenzare quella degli Stati Uniti per trovare un accordo almeno per togliere quella parte. Quindi una mia prima proposta, perché se lo si va a leggere noi siamo a livello 3, che significa viaggi sconsigliati. Questo cosa significa? Che solo gli avventurosi vengono qua, gli americani. Nel periodo pre-pandemico magari c'erano di più. Però voi dovete considerare una grande differenza culturale fra l'europeo e l'americano, che è quella che l'americano basa la sua vita sull'essere assicurato. Cioè, anche dopo l'abolizione dell'Obamacare, il cittadino statunitense, il 92%, sono assicurati e non sono assicurati se intraprendono un viaggio in un paese dichiarato a rischio dal governo americano. Quindi, una volta sbloccata questa situazione, lavorando sui fianchi con la diplomazia internazionale, spero si riesca almeno a togliere quel tassello che è un grosso impedimento allo sviluppo di quel turismo statunitense, che è quello del quale si è parlato precedentemente, quello autospendente. E ricordiamoci che Taormina adesso ha aperto il Four Seasons San Domenico, quindi si va sempre nella direzione della qualità, dell'aumento della qualità, e quel turismo potrebbe servirci, tornare a stimolarlo anche attraverso questo sistema. Sfrutto ancora 3 minuti e poi... Due, perfetto. Sì, Sicily, Regione Siciliana ha creato una piattaforma con la quale si offre un soggiorno su 3 notti gratuito attraverso agenzie ed alberghi accreditati. Questo sistema è partito ma ancora non è decollato, quindi la richiesta alla Regione Siciliana, al dottor Armao e anche all'assessorato al turismo è di risolvere quelle problematiche tecniche che ci sono per dare l'accesso agli alberghi a questo strumento, che darebbe la possibilità, una volta allargato a multipli di questo sistema, 1 su 3, 2 su 6, eccetera, di vendere questi pacchetti attraverso agenzie di viaggio locali a loro corrispondenti esteri,
per poter fare dei pacchetti con i quali alla fine si risparmia il 33%. Una vera promozione. E allargare questo strumento, renderlo fluido, dare la possibilità di accesso alle strutture, alle agenzie di viaggio estere attraverso i loro corrispondenti locali, migliorare le criticità che questo sistema al momento ha, perché molti alberghi hanno presentato la domanda e non hanno ancora ricevuto l'accredito. Una volta sviluppato questo sistema, secondo me qualcosa sia per l'inverno, ma soprattutto per la stagione prossima, si potrebbe programmare. Quest'inverno ormai è chiuso, le previsioni sono di un'occupazione sotto il 50% per settembre nella migliore delle ipotesi, solo il 20% a ottobre e poi si va ad avvicinarsi allo zero. Quindi possiamo solo sperare in un turismo europeo che all'ultimo momento magari riesce a organizzarsi qualcosa, mentre una programmazione di un viaggio oltre oceano sicuramente necessita dei tempi più lunghi e quindi di una programmazione maggiore. Grazie. Grazie Schuller, anche perché ha portato alla nostra attenzione una riflessione di cui poi magari torneremo anche negli interventi successivi, perché indubbiamente poi l'Italia ha dimostrato negli ultimi anni, per fortuna, di essere uno dei paesi per il momento con un'intelligence che ha garantito, speriamo bene anche per il futuro, ovviamente, di essere immuni da attentati. Continuiamo a parlare di turismo, continuiamo a parlarne con D'Agostino. D'Agostino, bisogna valorizzare un po' tutti, ce lo diceva anche Palmucci durante le precedenti trasmissioni che abbiamo registrato, le trasmissioni di incontri d'estate della Camera di Commercio di Messina. Ecco, dobbiamo fare attenzione a promuovere anche tutti gli altri attrattori turistici che ci sono in questa bella terra. Uno di questi potrebbe essere anche espressione delle tradizioni culinarie della Sicilia. Le chiedo, D'Agostino, anche perché lei poi è anche uno chef importante, le chiedo, stellato anche se non ricordo male, sì, D'Agostino, sì, poi ce lo racconterà, ecco, farete conoscere le bellezze della Sicilia anche attraverso il palato? Ma quello senza dubbio. Taormina, diciamo, noi come ristoratori, albergatori, chef, promuoviamo tantissimo quello che è il Made in Sicily, quello che il nostro territorio ci regala in ogni stagione. L'enogastronomia negli ultimi anni, specialmente nella Sicilia, è cresciuta tantissimo. Io ricordo, lavoravo in Piemonte, lavoravo in Veneto e il turismo enogastronomico era molto in voga. Adesso in Sicilia abbiamo la stessa cosa. Abbiamo la stessa cosa perché? Perché il cliente che viene, il turista che arriva in Sicilia, vuole un turismo gastronomico e un po' un turismo esperienziale. Perché dico esperienziale? Perché io mi sto 3 giorni a Taormina, mi visito l'Etna, mi visito il mare, cioè faccio un po' un turismo che è più esperienziale. L'enogastronomia ha attirato tantissimo negli ultimi decenni, perché diciamo fa parte della cultura un pochettino enogastronomica siciliana. Non ci dimentichiamo che la Sicilia è stata dominata da tantissime popolazioni. Ogni popolazione ha lasciato delle influenze, tipo gli spagnoli nel 1622, lo zafferano, l'uso dell'agrodolce, l'uso di frutta secca, l'uso di tantissimi ingredienti che la Sicilia ci regala, il territorio siciliano. Devo dire che come ristoratore abbiamo parecchi turisti che arrivano per notte a Taormina e poi mi vanno sull'Etna a fare, diciamo, la vendemmia, per cui il periodo di ottobre-novembre, mi vanno nel piccolo produttore di formaggio piuttosto che piccoli produttori di salumi e quant'altro. Diciamo, oggi noi dobbiamo vedere Taormina come è una location, una città dove il turista arriva, chi viene in Sicilia una visita anche breve l'ha fatta a Taormina, per cui dobbiamo puntare su un turismo 3.0, 4.0, cioè un turismo più avanzato. Già Taormina ci lavora su questo, però dobbiamo migliorare quelli che sono i servizi, perché il turista oggi viene, spende parecchi soldi, però vuole dei servizi che dobbiamo offrire. Grazie, grazie mille. Adesso continuiamo a parlare di turisti, continuiamo a parlare del flusso turistico in questo territorio. Il sindaco Bolognari in apertura ha dato dei numeri anche di quanto ha inciso per esempio nel 2019 il turismo e ci parlava, diceva che questi numeri del 1.100
150.000, parlava di presenze, di pernottamenti, ma c'è anche un altro tipo di turismo che c'è qui a Taormina, quello che viene definito spesso un turismo mordi e fuggi, un turismo che spesso è anche guardato male. Dottor Scalisi, lei è un esperto di turismo, un esperto di questo territorio, un esperto della Sicilia, le chiedo se questo fenomeno spesso tanto contestato in bellissime città, realtà diciamo turistiche, quale può essere Taormina, ma può essere anche Capri, può essere Forte dei Marmi o altri posti, possa essere trasformato invece anche questo in una opportunità di sviluppo. Secondo me sì, come prima. Le chiedo, è vaccinato anche lei ha il Green Pass, se può levare la mascherina per parlare. Certo, non siamo come nel caso di Venezia, che le navi passano da Piazza San Marco e fanno l'inchino e poi vanno via lasciando quello che lasciano. Qua siamo in presenza, non solo per Taormina, anche per altre città della Sicilia, di questo turismo degli escursionisti e delle navi da crociera, che per alcuni viene visto solo come furbo e malavendita, nel senso che non portano nulla se non poche cose rispetto al turismo stanziale, al turismo autospendente, all'altro turismo. Peraltro questo turismo porta con sé una convinzione. Ho visto la Sicilia, ho visto Taormina, ho visto Palermo, ho visto, no? Poi magari uno ha visto in 4 ore, non ha visto assolutamente nulla, c'è solo passato. Però questo noi non lo possiamo considerare un fatto negativo, perché comunque quelle persone qua ci sono state. Siamo noi che dobbiamo incuriosirle e farle tornare, perché se no noi abbiamo perso un'occasione. La società dell'informatica e della information technology ci ha insegnato con i nostri cellulari che qualunque traccia lasciamo sul web qualcuno la cattura e poi ci fa vedere la pubblicità del telefonino, ci fa vedere la pubblicità della vacanza in una località. Perché non usiamo questa presenza, tra virgolette, di massa, questa presenza di escursionisti per dare una piccola informazione? Ritorna, c'è ancora tanto da conoscere, non hai visto nulla. Ci sono località della Sicilia che non diventeranno mai destinazioni perché non sono capaci di promuoversi, o ci sono delle altre località che sono destinazioni ma non saranno mai famose come Taormina, perché la storia, il brand non si recupera con un giro di interruttore né con uno schiocco di dita, è un lavoro lungo, difficile. Perdere però l'opportunità di parlare con i milioni di persone che da escursionisti visitano le nostre città, e Taormina è certamente quella più visitata, secondo me è una cosa sbagliata. Quindi ci teniamo il fastidio della confusione senza portare a vantaggio questo fastidio. Grazie Scalisi, penso che i nostri ascoltatori abbiano anche capito come quella di Totò Scalisi era anche la voce narrante del video che abbiamo visto in apertura di trasmissioni. Continuiamo a sentire la voce di un altro imprenditore che vive quotidianamente Taormina. Parliamo di Sachiko. Sachiko è un'imprenditrice di quella che viene definita un'ospitalità familiare, ovvero il mondo dei B&B, delle case in vacanze. Le chiedo, Sachiko, come e perché questa tipologia di ospitalità può portare valore aggiunto e se è invece in contrapposizione, in contrasto con quella tradizionale magari rappresentata da Schubert. Allora, Taormina nasce come ospitalità familiare. Al punto che qualche anno fa, quando sono iniziati a esserci i primi B&B, le prime case vacanze, tutti si chiedevano: ma perché uno decide di aprire un B&B? Questo me lo raccontava mio padre, che fa parte dell'ospitalità, del tessuto economico, è stato di Taormina di un tempo. Oggi l'ospitalità familiare molte volte viene vista come una concorrenza per gli alberghi, ma invece non deve essere così. Perché chi sceglie un hotel ha delle esigenze diverse da chi sceglie un appartamento o una villa, oppure anche un B&B. Chi sceglie l'ospitalità familiare vuole un rapporto più diretto con col territorio. Quindi fare un'esperienza diversa.
quasi più vicino a quella che era un tempo il viaggiatore che il turista. E quindi l'ospitalità familiare può essere di supporto di sicuro e può aiutare soprattutto in quei periodi in cui c'è meno flusso turistico. Può aiutare soprattutto quando c'è meno flusso turistico, perché? Perché tenere aperta una struttura piccola è molto più facile che una struttura come un albergo e quindi ecco di supporto per la destagionalizzazione, per anche un turismo esperienziale, non solo mordi e fuggi. Tra l'altro la pandemia in un primo momento ha visto una... è stato molto di aiuto durante la pandemia, specialmente nel 2020, questo tipo di ospitalità, perché molti sceglievano una struttura dove stare isolati, ecco, quindi di supporto. Grazie, grazie mille Sacchico. Il Presidente Blandina durante il suo intervento ha citato due importanti progetti, progetti di cui abbiamo abbondantemente parlato durante le trasmissioni di Messina e Milazzo. Parliamo del progetto Porta del Milazzo, Porta del Mare e il progetto Cavalcare lo Stretto, Ride on Strait. Ecco, abbiamo con noi Kocianczyk, che è la persona che ha contribuito a trasformare queste due importanti idee della Camera di Commercio di Messina, ovviamente fatte in sinergia con altri partner. Ricordiamo che Porta del Mare è stato fatto in sinergia col Comune di Milazzo e invece il progetto Ride on Strait è in sinergia col Comune della città metropolitana di Messina e anche con la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ecco, Kocianczyk, secondo lei, anche alla luce di quello che abbiamo iniziato a raccontare durante questa trasmissione, di che tipo di progettualità potrebbe aver bisogno Taormina per guardare in maniera positiva e propositiva al prossimo futuro? Diciamo che questi progetti, soprattutto Ride on Strait, questi progetti che sono frutto della volontà della Camera di Commercio, quindi del Presidente Ivo Blandina, del Segretario Generale Paola Sabella, sono frutto di un'idea di base, quella di dare un supporto al territorio per quanto riguarda in maniera particolare la mobilità. Ride on Strait vuole fare una cosa di tipo assolutamente innovativo, vuole unire la mobilità al turismo, quindi creare una piattaforma che riesca ad unire le informazioni turistiche alle informazioni della mobilità. Quindi aiutare i territori ad essere più fluidi dal punto di vista del trasporto delle persone che hanno anche problemi di deambulazione, problemi di mobilità, che devono raggiungere dei posti attraverso anche una mobilità chiamata. Trasporto che viene fatto guardando anche all'ambiente e quindi vengono pensati trasporti a chiamata attraverso mezzi elettrici in grado di diminuire l'impatto ambientale sul territorio della mobilità. Quindi con il progetto Ride on Strait c'è una valorizzazione dei siti attraverso una piattaforma che sarà in grado di aiutare il viaggiatore, il turista per valorizzare il territorio, comperare, usufruire dei trasporti pubblici, avere un trasporto a chiamata, sapere ed essere a conoscenza di tutte le iniziative turistiche presenti sul territorio e poterle raggiungere in qualche modo. Quindi un nuovo approccio tra persona e territorio. Questo va incontro chiaramente alla necessità di avere una relazione diretta con i luoghi attraverso l'informazione. Quindi stavo pensando al centro congressi. Anche il turismo congressuale deve essere ripensato in qualche modo, perché deve chiaramente essere orientato a un approccio della persona diverso al congresso. Quindi il congresso non è più solo presenza fisica, ma presenza virtuale, è un misto della possibilità di avere anche una mobilità più facilitata all'interno dei luoghi. Quindi attraverso questi progetti noi pensiamo di portare valore aggiunto a tutta la provincia di Messina, compreso il comune di Taormina che chiaramente essendo un comune molto concentrato ha una mobilità molto molto sensibile.
quindi ha delle problematiche di mobilità alquanto peculiari che potrebbero essere anche, diciamo, non risolte, ma alleviate attraverso mobilità chiamata mobilità elettrica che va incontro a un bisogno pubblico. Grazie mille Cociancic, quindi abbiamo quindi una nuova apertura anche di poter utilizzare al meglio questo progetto anche per la realtà di Taormina. Sabella, arriviamo a lei. Lei come segretario generale della Camera di Commercio di Messina è anche una delle artefici di un altro importante progetto, di un'altra importante iniziativa. Questa iniziativa si chiama Destination Make Messina, è un progetto ambizioso, un progetto, un percorso di co-creazione di strategie di destinazione che devono essere portate avanti in collaborazione con operatori turistici, stakeholder, rappresentanti delle varie istituzioni che ovviamente devono convivere tutte insieme nel portare avanti questa idea. Si tratta di un progetto finalizzato ad una nuova visione della provincia di Messina, quindi guardiamo veramente al futuro in maniera interessante, soprattutto perché è mirato ad attrarre nuovi flussi turistici in tutta l'area messinese, un flusso turistico che possa esaltare ovviamente tutte quelle che sono le bellezze che il territorio può esprimere, offrendo però, come diceva anche Palmucci, che cambierà il modo, le tendenze di fare turismo, offrendo risposte a quello che i nuovi viaggiatori, io li definirei così, chiedono. Allora le chiedono a che punto siamo, le chiedo Sabella, con questo progetto, ma soprattutto quali sono le aspettative, non soltanto della Camera di Commercio, ma di tutto il territorio, degli stakeholder interessati. Grazie. Io prima di entrare nel vivo del progetto volevo dire che sono molto contenta come Camera di Commercio di Messina che insieme a OK Italia Parliamone, e ringrazio qui Mimmo Calabria che è stato dato un contributo preziosissimo all'organizzazione di questi eventi, di questi incontri itineranti, e sono molto contenta che insomma come Camera abbiamo organizzato questi incontri, perché si afferma sempre di più, come diceva il Presidente, le potenzialità della Camera come ente in grado di un po' di coordinare tutte le istituzioni pubbliche e private, gli operatori, e mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle per creare una strategia condivisa e partecipata. E questo progetto, di cui adesso molto brevemente illustrerò, va in questa direzione. E questi incontri sono stati molto utili anche perché ci hanno permesso di ascoltare le esigenze della comunità che noi rappresentiamo, perché la Camera di Commercio di Messina riguarda un po' la competenza su tutti i comuni, 108 comuni della città metropolitana, quindi Taormina è una delle perle. Ringrazio anche il sindaco per l'ospitalità di questa splendida cittadina che ha vocazione turistica. È il progetto che adesso proprio molto brevemente illustrerò, è stato fatto qui, organizzato insieme proprio a Emma Taveri che siede qui insieme a noi, insieme a questo gruppo di esperti di turismo, e che va a rispondere a una domanda molto importante che oggi ci dobbiamo chiedere: perché il turista oggi sceglie una destinazione piuttosto che un'altra? Giusto. Questa è la motivazione. Noi dobbiamo fare tutto un percorso per arrivare a creare nuove motivazioni affinché il nuovo turista, che oggi è chiamato avatar, tribù di turisti, scelga Taormina piuttosto che un altro posto della Sicilia, piuttosto che un altro posto italiano. Come abbiamo strutturato questo progetto? È partito i primi di luglio, e abbiamo presentato il progetto in Camera di Commercio, ma è partito naturalmente prima con un educational tour per permettere a chi insieme a noi sta curando il progetto di conoscere i nostri territori, le nostre eccellenze, i nostri luoghi naturali, culturali, perché noi stiamo facendo poi anche, oltre a questo educational tour, stiamo facendo una mappatura di tutto quello che c'è nel territorio, perfino le aree dismesse per la rigenerazione, anche le industrie culturali, creative, quindi, e soprattutto è innovativo il metodo, perché noi con questo progetto stiamo coinvolgendo gli operatori, quindi è la costruzione di un percorso, di una nuova strategia sul turismo, partecipata, come diceva il Presidente, bottom up, con gli operatori del settore. E questa mappatura ci stiamo servendo anche di analisi di big data, sfruttando anche ISNART, che è una società in house del sistema camerale, che ha messo a disposizione un osservatorio con dei cruscotti, indicatori molto avanzati, che ci danno proprio la percezione di quello che sta accadendo sul momento, di quello che sui social, che è molto importante, si dice di noi, si parla di noi, sull'esperienziale, sul nuovo modo
di fare turismo e di quello che saranno le prospettive future. Quindi un'analisi desk molto importante con anche i big data e oltre a questa mappatura cominceremo proprio l'8 settembre a, abbiamo organizzato dei laboratori di coprogettazione con gli operatori, due laboratori, ma anche formazione degli operatori del turismo, perché c'è sempre bisogno di una formazione per le tendenze. Tutto il percorso porterà a un documento strategico per appunto arrivare ad avere un nuovo valore e le parole d'ordine saranno sicuramente sostenibilità, innovazione, creatività, cultura, food e naturalmente mettere in risalto quelle che sono le eccellenze. E soprattutto poi una cosa, sarò brevissima perché potrei parlare per delle ore di questo progetto, finirà questo percorso dopo i laboratori e la formazione con un hackathon per sviluppare nuovi imprenditori e quindi rafforzare la coesione sociale del territorio e quindi anche per i giovani, per fare nuova imprenditoria a Messina, ecco, in tutta la quindi territorio. Realizzerete un vero e proprio incubatore presso la Camera di Commercio di Messina? Assolutamente sì, questo è l'obiettivo finale. Tra l'altro abbiamo anche le risorse per poterlo fare anche con il progetto che abbiamo vinto, che è stato approvato al Ministero. Per cui è molto importante che non parliamo soltanto di idee e soltanto parole, ma in questi incontri abbiamo parlato di progetti già approvati, di progetti in essere, progetti che stiamo realizzando concretamente. Ecco perché sono molto contenta. Beh, grazie a Paolo Sabella e soprattutto per l'entusiasmo e il dinamismo che dimostra ovviamente nel raccontare anche queste esperienze. Ha citato la Tattieri che praticamente è una delle persone che ha contribuito a realizzare questo, fondamentalmente è un'esperta di quelli che sono i trend ovviamente del turismo. Ecco, le chiedo che tipo di turismo sarà quello con cui dovremo avere a che fare nei prossimi periodi? Si andrà verso un turismo sempre più esperienziale? Sicuramente non possiamo... Le chiedo di avvicinarsi un po' al microfono perché sennò dalla regia non riescono a sentire l'audio. Sicuramente è un periodo molto interessante di grandi cambiamenti in atto. La pandemia ha, diciamo, stravolto degli equilibri in cambio epocale, quello che stiamo vivendo. E è necessario anche ripensare il modo di fare turismo, il modo in cui abbiamo concepito i territori e anche la coprogettazione con la comunità locale, grazie, di cui si parlava sicuramente è un tema importante. Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista delle esigenze dei viaggiatori, mi piace definirli viaggiatori e non turisti, quindi si è parlato appunto di viaggio, inteso anche come una permanenza forse più lunga. Quello che stiamo vivendo in questo momento è anche la scelta di destinazioni per periodi di vita e lavoro, quindi il remote working, la possibilità di scegliere dei territori con delle esigenze specifiche, quindi con la richiesta di maggiori servizi, di accessibilità non solo in termini di trasporto ma anche dell'informazione, quindi persone, target che scelgono delle mete in un determinato modo e cercare di invogliare queste persone con dei prodotti, delle nuove esperienze, quindi non solo turismo esperienziale, ma anche proposte di turismo outdoor, well-being, benessere psicofisico in natura. La pandemia, diciamo, ha stravolto anche il nostro equilibrio psicologico e ha fatto in modo che il turista, anzi il viaggiatore, oggi cerchi delle nuove proposte. E questo è importantissimo per le destinazioni turistiche, per differenziarsi. Quindi non fare ciò che fanno gli altri. Le destinazioni oggi possono sicuramente valorizzare il potenziale esistente, interrogandosi però su quello che chiede oggi il viaggiatore. Si è parlato di cultura e creatività, oggi la classe creativa chiede delle destinazioni che siano in grado di innovare, nuovi spazi, rigenerazione urbana, quindi contenitori ma anche contenuto. Ci sono dei progetti molto interessanti, se ne parlava anche nel rapporto Io sono cultura, appena pubblicato da Fondazione Simbola. Nuove mete, nuove destinazioni laddove non c'erano destinazioni, un caso molto interessante in Sicilia è sicuramente Favara, ci sono anche casi internazionali come la città di Marsiglia o destinazioni che hanno puntato su arte, cultura, creatività per attrarre nuovi viaggiatori. Ci sono anche destinazioni che stanno costruendo delle proposte ad hoc per attrarre i viaggiatori lavoratori, quindi destinazioni come Barbados, Aruba, Malta, Santa Fiora in Toscana. Brindisi ad esempio, che stanno puntando sull'attrazione, sulla creazione di servizi per permanenze più lunghe. Airbnb addirittura ha parlato della fine del turismo per come lo conosciamo e della nascita della residenza temporanea. Questa è una grande opportunità per destagionalizzare, appunto per attrarre viaggiatori, lavoratori e non turisti, quindi non più turismo di massa, in destinazioni che magari hanno vissuto solo di turismo di massa. C'è stato un crollo, abbiamo vissuto un crollo in quest'ultimo anno. Però abbiamo visto anche destinazioni che si sono reinventate, che dall'essere
destinazioni per eventi, party tourism, si sono riconvertite a modalità più sostenibili di vivere il turismo, quindi sostenibilità intesa anche come modo per attrarre i viaggiatori. Non è solo un comportamento giusto ed etico, la sostenibilità ce lo mostra Helsinki, ce lo mostra Peio, ad esempio in Italia, che è una delle prime destinazioni sciistiche plastic free, che ha attratto tante nuove persone, tanti nuovi viaggiatori altospendenti, quindi non parliamo di turismo di massa Mordi e Fuggi, ma parliamo di persone interessate alla sostenibilità, interessate al territorio, interessate alla cultura e alla comunità locale. Quindi un turismo che faccia bene, non possiamo accoglierli tutti, sono stati pubblicati diversi articoli in quest'ultimo periodo sul turismo di massa, è bene interrogarsi sul chi vogliamo attrarre e come lo dobbiamo attrarre, quindi anche sull'accessibilità dell'informazione, ci sono dei canali che possono essere utilizzati per una determinata tipologia di viaggiatori e altri che sono canali più per un turismo di massa, quindi è bene interrogarci anche per non eccedere nel carico, appunto la capacità di carico delle destinazioni non è infinita, quindi dobbiamo cercare di capire quali flussi portano realmente valore al nostro territorio, sono realmente interessati alla nostra comunità locale, possono generare appunto nuovo valore, e ci sono diversi progetti anche molto interessanti di rigenerazione urbana, esempi di rigenerazione urbana e culturale, nuove destinazioni che non lo erano, che oggi attraggono, Favara appunto ripeto un esempio che attrae decine di migliaia di visitatori che non andavano a Favara in precedenza, ma è stato un processo di costruzione di una nuova proposta di valore, quindi anche le non destinazioni possono diventare destinazioni, la pandemia sta dando chance anche al sud con il tema del south working, insomma ci sono tanti progetti in atto, ad esempio ci sono anche progetti legati alla rigenerazione in collaborazione con il pubblico come Valore Paese Italia, che dà modo alle destinazioni e agli enti pubblici di candidare dei beni per immaginare dei contenuti che possano attrarre nuovi visitatori, quindi sono anch'io potrei parlare tantissimo, ecco, e di questo abbiamo temi. Parlato di Valore Paese Italia, è uno dei temi che abbiamo trattato durante la trasmissione di Milazzo, grazie davvero perché la sua analisi è stata estremamente interessante, le chiedo di spegnere il microfono perché se no andiamo in conflitto con gli altri. Non è solo turismo, meglio, il turismo vive anche grazie ad altre specificità di questo territorio. Una di queste è proprio il settore agroalimentare, ci sono delle tipicità che veramente sono da valorizzare, di questo ne ha parlato il direttore regionale dell'assessorato all'agricoltura Dario Cartabellotta e chiedo alla regia di mandare in onda il suo contributo. Buongiorno a tutti. Sicilia è una di quelle terre che con l'eccellenza agroalimentare si è particolarmente distinta negli ultimi 20 anni. Prima che partisse questa pandemia, eravamo raggiunto un livello eccezionale di integrazione tra l'attività agroalimentare e quella del turismo gastronomico. E oggi uno dei grandi vuoti che c'è all'interno del fatturato delle aziende agricole è proprio quello che è connesso alla riduzione che c'è stata in questi 18 mesi di tutto ciò che è legato alle vendite del turismo gastronomico. Qui oggi non possiamo far altro che augurarci in una ripresa senza se e senza ma di tutta quella che è la realtà legata al turismo, perché le migliori produzioni di prodotti siciliani, dei vini, agli oli, formaggi, salumi, tutta l'eccellenza agroalimentare che caratterizza la nostra isola è sicuramente legata alla vocazione turistica dell'isola. Tutto questo Taormina ha sempre rappresentato l'emblema di come il turista, soprattutto quello straniero, viene a conoscenza del Porto Siciliano. Siamo passati nell'arco di un ventennio dal brand di Esfusa, al brand di prestigio dell'agenzia internazionale. Quindi tutto questo lo si deve sia ai produttori allumiati che hanno fatto un grande sforzo di carattere produttivo, qualitativo, in termini di sicurezza e qualità di tracciabilità, ma soprattutto grazie al turismo, grazie agli alberghi, grazie a tutti quelli che hanno fatto conoscere la qualità e l'eccellenza agroalimentare siciliana. Una strategia europea del farm to fork, dall'azienda agricola alla forchetta, quella del Green Deal, sono sicuramente un modello vincente soprattutto per la nostra isola, per la Sicilia, che è quella che meglio di tutte riesce a interpretare questo modello di economia agricola, alimentare multifunzionale, dove le attività dell'uomo, le attività dell'agricoltore si possono coniugare con le attività del turismo. Taormina ne è sicuramente un emblema, ne è sicuramente il luogo dove si può mettere su un progetto pilota per veicolare l'eccellenza a livello internazionale, e in tutto questo continueremo a lavorare con una sinergia istituzionale attraverso tutti gli attori che sono coinvolti. Grazie.
ringraziamo il contributo del direttore regionale e continuiamo a parlare. È poi interessante, poi chiederemo a Bolognari dopo questo lancio di idea che ha detto di poter diventare vetrina anche di queste eccellenze agroalimentari. Quindi poi ci torneremo in un prossimo giro veloce, ovviamente, per motivi televisivi di intervento. Mendolia, Taormina è una terra che incorpora nelle sue tradizioni millenarie la bellezza e la qualità di tantissimi materiali che man mano sono andati ad essere affinati e migliorati nel tempo. Gli imprenditori locali hanno sempre ricercato di poter sfruttare al meglio questo patrimonio anche di materiali e materie prime che c'erano. Lei è la direttrice creativa di Pesce Pazzo Taormina, che è un brand di accessori per la moda che ha messo insieme una reinterpretazione di quella che è la tradizione tipica di queste terre e anche l'artigianalità siciliana, però in chiave moderna, anzi userei dire il termine in chiave fashion, come si usa oggi dire. Ecco, le chiedo, anche questo tipo di produzioni, quelle che lei fa, secondo lei possono rappresentare, ecco, possono diventare una sorta di ambasciatori nel mondo della sicilianità? Cioè il turista, soprattutto quello straniero, che abbiamo detto che è quello che maggiormente vive Taormina, una volta che torna nella sua terra di origine con questo prodotto, tramite questi accessori di moda, può raccontare in qualche modo la terra siciliana ed essere volano anche di attrattività turistica per gli altri? Sì, assolutamente sì. Io nel momento in cui ho deciso appunto di iniziare questo percorso, quindi di fondare una mia attività relativa al settore moda, ho scelto un prodotto che fosse strettamente legato alla tradizione siciliana, quindi chiaramente alla mia storia, perché sono nata e cresciuta a Taormina. Ho scelto in particolare la coffa siciliana. La coffa è un prodotto strettamente legato alla tradizione, in quanto veniva utilizzato addirittura per le attività di lavoro, di raccolta, quindi anche povero in origine. Chiaramente oggi tutto quello che fa parte della tradizione può essere reinterpretato, quindi ho scelto di reinterpretare un prodotto della tradizione in chiave moderna e contemporanea e che possa diventare anche internazionale, come dicevamo, che possa poi tramite le persone che vengono a Taormina e l'acquistano essere portato veramente in tutto il mondo. Ho avuto tantissime clienti non solo americane, ma anche appunto del mondo arabo, asiatico, cioè che hanno scelto un prodotto tipicamente siciliano che racconta la nostra storia e la nostra tradizione, ma con uno sguardo rivolto al futuro, quindi che poi diventi veramente internazionale e adatto ad ogni tipo di realtà. E questo è un po' quello che credo che tanti giovani come me stanno cercando di fare con realtà imprenditoriali di vario tipo, cioè partire dalla tradizione ma rendersi conto che il passato è un punto di partenza, quindi essere capaci di rivolgersi al futuro, di capire, come diceva anche la dottoressa Taveri, quelle che sono le nuove tendenze, di intercettare dei flussi turistici di persone che cercano delle specificità, delle eccellenze. E la cosa veramente interessante del percorso appunto di Destination Makers, promosso dalla Camera di Commercio, è quello di valorizzare queste piccole realtà che spesso hanno difficoltà a dialogare con le istituzioni, e quindi veramente credo che sia fondamentale valorizzarle, perché danno valore al territorio e al contempo appunto si nutrono della Sicilia. Grazie, grazie mille, anche perché è importante avere un contributo direttamente di, ecco, un imprenditore che poi vivrà anche questo progetto. Le chiedo gentilmente di spegnere il suo microfono. Bolognari, io torno a lei, perché Taormina ha una grande particolarità, quello di avere veramente tutto a portata di mano, perché nell'arco di circa 2 chilometri quadrati praticamente si svolge la vita di Taormina. Però mi interesserebbe sapere, soprattutto far sapere ai nostri ascoltatori, che tipo di iniziative avete messo in campo come amministrazione comunale per garantire l'accessibilità a tutti i servizi, alle bellezze che Taormina rappresenta, e soprattutto come avete fatto questo anche garantendo ovviamente la sicurezza di chi fruisce delle bellezze di Taormina. Allora, intanto diciamo che c'è stata un'indagine molto molto interessante di un famoso istituto italiano sulle località turistiche. Taormina è venuta fuori come località turistica molto gettonata e preferita dai suoi visitatori, esattamente per quella caratteristica che lei ha ricordato, e cioè a dire la possibilità in poco spazio di andare dal IV secolo a.C. agli anni 2000,
dall'architettura medievale all'organizzazione contemporanea. Questo ha dato il senso della fruibilità e della possibilità di muoversi, per esempio, a piedi, raggiungendo tutti i luoghi importanti, ma ha dato anche il senso della sicurezza. La sicurezza è un fondamentale elemento, quindi tutto ciò che noi abbiamo fatto, faccio un esempio, un nuovo strumento che è partito qualche mese fa è il biglietto unico che ti porta con due mezzi, un autobus da Taormina alla stazione e con il treno dalla stazione fino all'aeroporto di Catania, ha avuto un successo straordinario. Abbiamo staccato oltre 6.000 biglietti nell'arco di un paio di settimane. Uno strumento tra l'altro poco conosciuto, non praticato in precedenza perché non esisteva. Questo significa che il problema della mobilità, che appunto è complesso in un contesto medievale, in un contesto blindato da mura di cinta, inevitabilmente è uno dei temi fondamentali. Siamo stati sorpresi, e ho avuto un confronto con i sindaci della Versilia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, dove i numeri sono, come sapete, molto più grandi dei nostri, con questa grande variazione tra periodo non turistico e periodo turistico, siamo stati inondati dalle auto, perché la gente non ha viaggiato più né in aereo né in treno. E ha viaggiato in auto, era pieno di i nostri parcheggi erano già pieni di mattina, perché erano persone che soggiornavano provenienti dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania, dal nord Italia moltissimo e anche dal resto del sud e della Sicilia, ma questo arrivo di auto era imprevedibile, era imprevisto, è una di quelle modificazioni sulle quali dovremmo ragionare. Perché se tutti sceglieranno questa strada nel futuro, beh, avremo veramente grandi problemi. Grandi problemi di sostenibilità, grandi problemi di inquinamento, grandi problemi di sicurezza. Perché l'arrivo di molte auto porta poi all'esposizione all'insicurezza, che non è soltanto il terrorismo, per i quali noi abbiamo un dispiegamento, quando c'è uno spettacolo al Teatro Antico, c'è un dispiegamento di forze, di polizia, carabinieri, guardie di finanza e polizia locale, che mi sottrae agenti per il resto dei servizi. Io non posso controllare le spiagge di mattina perché non ho fisicamente gli uomini, personale, perché li devo destinare all'antiterrorismo. Ma questo è, mi scusate il termine, è pazzesco. È pazzesco, perché l'ordine pubblico è un tema statale e io non posso supportare e sostituirmi allo Stato perché devo garantire la sicurezza. Certo, la garantirò di fronte alla morte. Ma non è possibile che tutto questo ricada sulla... Sì, che tutto il peso sia sull'amministrazione comunale. L'altra questione, posso rubare 30 secondi, sì. Il Palazzo dei Congressi. Questo è importante perché ne ha parlato Schuller. Il Palazzo dei Congressi è agibile. Il Palazzo dei Congressi manca di un'agibilità che riguarda la parte teatro, la parte spettacolo. Abbiamo avuto un finanziamento su un progetto, è stato appaltato, si faranno i lavori. La cosa fondamentale invece è che c'è già un via libera del Consiglio Comunale, dobbiamo solo pubblicare il bando per la gestione a privati del Palazzo dei Congressi, che non significa la gestione del palazzo, cioè non è la gestione di un immobile, questa parte l'abbiamo scartata, è la gestione delle attività di attrazione in un mercato congressuale che è già molto più grande di noi, ma come è stato anche ricordato, probabilmente sarà una cosa completamente diversa a partire dal prossimo anno. Quindi questo è un investimento importantissimo, il bando sarà pubblicato entro il mese di settembre, la gara sarà espletata nell'arco dell'inverno per poter avere un nuovo gestore in primavera e quindi poter partire per la stagione invernale, autunno-inverno, diciamo ottobre 2022-2023. Questi sono i tempi e queste sono anche le aspettative della città. Grazie Bolognari. Quindi Schuller, abbiamo dato una risposta a quella sua affermazione di prima dove si diceva che purtroppo il Palazzo dei Congressi ancora è lì ad aspettare. Abbiamo dei dati certi, delle date certe che ci ha appena fornito il sindaco. Palmucci, abbiamo parlato in più di un'occasione, in molti interventi si è parlato appunto delle eccellenze, della vetrina, quindi di cosa possa diventare magari, o meglio, sarebbe auspicabile che diventasse
Taormina. Secondo lei, come in virtù della sua esperienza come presidente dell'Enit, Taormina può veramente trasformarsi in una vera e propria vetrina di tutte le eccellenze siciliane? Ma guardi, io penso che sicuramente facilita enormemente la promozione di una destinazione, la promozione di una regione come per esempio la Sicilia, il fatto di avere già una destinazione nota a livello mondiale, per cui sicuramente il fatto che Taormina sia già conosciuta da secolo, da più di un secolo, a livello mondiale, questo non può che facilitare. La cosa importante è proprio quella, è quella di fare in modo che Taormina, attraverso l'attrattività e attraverso tutte quelle che sono i punti di forza di Taormina, che siete messi in evidenza anche in precedenza, possa permettere di andare a scoprire il resto dell'isola e che ancora ha un enorme potenziale di crescita turistica. E attraverso quindi anche il discorso dell'accessibilità, io dico sempre che nel 2019 quando guardavo quelli che erano il numero di voli che partivano dalla Germania verso le isole Baleari era 10 volte il numero di voli che partivano da tutta Europa verso la Sicilia. Ora, le Baleari con tutta la buona volontà non hanno tutte le caratteristiche, tutta l'offerta, ampia offerta di turismi che la regione Sicilia può offrire. Per cui attraverso di questo io penso che attraverso anche Taormina questo possa permettere di far conoscere anche destinazioni meno note ma hanno così tanto da raccontare, come ha detto prima la dottoressa Taveri. Quindi sulla base di questo io sono estremamente ottimista sul fatto che con la ripresa anche dei flussi intercontinentali, e aggiungo solo per rispondere sempre a Schuller, che effettivamente è ridicolo che ancora gli Stati Uniti mettano l'Italia tra i paesi a rischio, e su questo devo dire che sia con il Ministero degli Esteri, quindi con il MAECI, sia con il Ministro Garavaglia abbiamo incontrato anche più volte l'ambasciatore americano in Italia, e attraverso anche l'attività dell'ambasciatore italiano a Washington si sta lavorando proprio per dimostrare, oltretutto con dati alla mano, che effettivamente tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri, ma fondamentalmente l'Italia rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto ad altri paesi europei, sto parlando soltanto di paesi europei, non ha visto quei fenomeni negativi che ci sono stati in questi paesi, per cui non è accettabile che l'Italia sia considerata. L'aspetto positivo è che da un'analisi che abbiamo ricevuto, da una lettera che abbiamo ricevuto dall'Associazione Americana di Tour Operator, l'Italia è al primo posto come destinazione più desiderata e nella quale gli americani vogliono tornare il più in fretta possibile. Per cui questo almeno è un dato importante, e attraverso i nostri uffici anche a New York, a Los Angeles, a Toronto in Canada, stiamo lavorando proprio anche con i grandi tour operator, con le catene tipo Virtuoso, per raccontare l'Italia e raccontare quindi anche la Sicilia. Grazie Palmucci. Blandina, io mi collego a quello che ho chiesto a Palmucci prima. Abbiamo detto che tutti vogliamo che Taormina diventi a breve vetrina delle eccellenze. Penso che però sentire la parola di chi conosce bene questo territorio, tutto il territorio dell'area messinese, e quindi conosce anche quelle che sono eventualmente le difficoltà, le chiedo se realmente un progetto del genere possa diventare un volano per far sì che il turista in passaggio che viene per visitare Taormina poi decida di vedere le tantissime altre bellezze che il territorio messinese e tutta la Sicilia può rappresentare. Un obiettivo dichiarato, quello di facilitare l'incremento dei flussi su Taormina, su questo comprensorio, e da qui poi ridistribuire flussi su località che non hanno la capacità attrattiva straordinaria di Taormina. È uno degli argomenti, dei temi che abbiamo posto nell'affrontare, diciamo, i titoli del lavoro che sta facendo Emma Taveri con i suoi partners. E quindi avevamo questa sensazione, abbiamo avuto questa intuizione, stiamo cercando di tradurla concretamente in progetti che abbiano questo significato. Cioè, le Eolie, Taormina, i Nebrodi sono capaci di attrarre grandi flussi, possiamo ridistribuirli nell'arco di un soggiorno, di un periodo che non sia brevissimo, su altre località minori che comunque accrescono diciamo, l'offerta, fanno crescere anche l'offerta delle località più rinomate, proprio perché è un'offerta differenziata su elementi forti, su elementi attrattivi
parlo ovviamente dei borghi, parlo dei monumenti, parlo dei nebrodi, e quindi è sicuramente questo l'oggetto, uno dei temi che abbiamo posto, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati. Volevo fare qualche battuta, se me lo consentite, perché sì. Soprattutto su una affermazione dell'amico Totò Scalisi, perché la definizione di turista, ho gestito per 7 anni il terminal crociere a Messina, quando faceva numeri, faceva 500.000 movimenti l'anno. Vedere imbarcare un turista che ha comprato una crociera a 400 euro e che si carretta un trolley grande quanto un risciò dalla stazione alla banchina primo settembre, per non prendere nemmeno il taxi, quindi non lascia nemmeno i 10 euro al tassista, e che in questo trolley come un risciò ci sono le bottiglie di acqua minerale perché non vuole comprare a bordo perché la fanno pagare. Allora, se questo è un turista, rinunciamo ai grandi numeri, rinunciamo ai grandi transiti e cerchiamo di cominciare a selezionare chi rappresenta valore per i territori che ospitano, altrimenti corriamo il rischio, anzi l'abbiamo già visto, tu hai detto una cosa molto sensata sulla capacità attrattiva che diventa l'elemento che respinge i flussi turistici, proprio quelli che lasciano ricchezza. Anche questo è una cosa su cui bisogna riflettere, perché la pianificazione, la programmazione, la capacità di un territorio, di una città di ricevere turismo qualificato è legato esattamente alla capacità di mettere barriere rispetto a tutto quello che non funziona. Il sindaco di Giorgiani, il sindaco di Lipari, ha fatto un'ordinanza per vietare che sbarcassero le navi delle mini crociere. Ce n'è una che parte da Milazzo e porta 580 persone nella baia, è sicuramente è assolutamente controproducente e non serve assolutamente, non è il turista che ritorna e racconta qualcosa che vale la pena di essere rappresentata e diventare elemento attrattivo anch'esso. Quindi quello che stiamo facendo, ha detto bene la Sabella, partendo da una considerazione che è nata all'interno di un tavolo fatto dai nostri rappresentanti in consiglio, dai rappresentanti delle categorie all'interno del consiglio camerale, cioè ci siamo resi conto che ce la raccontavamo tra di noi, ognuno di noi è esperto di turismo, io non sono esperto di turismo perché il terminal di Milazzo che gestisce la mia azienda vede passare 1.300.000 persone. Io non sono un esperto di turismo perché nei miei 2 porti turistici passano tot migliaia di barche l'anno. Cioè, il turismo, abbiamo capito finalmente, che è materia che, se vogliamo rendere industria, un'industria che tra l'altro nelle aree come quella industriale di Milazzo può rappresentare uno switch, un cambiamento di prospettiva, e quindi manufatturiero sì, ma compatibile, che renda compatibile ovviamente il turismo come industria organizzata. Ecco, allora i decisori, i sindaci, la regione devono assolutamente disegnare, hanno questa responsabilità, devono esprimere una volontà, vogliamo questo turismo, vogliamo queste caratteristiche di un'industria del turismo che aggiunga valore e non depauperi, non tolga invece ricchezza, vivibilità e ancora capacità attrattiva alle nostre bellezze. Grazie al Presidente Blandina, le sue conclusioni sono state estremamente interessanti, ci sarebbe ancora tanto da parlare. Ricordo soltanto che per esempio adesso si punterà anche sul turismo del lusso, è stato da poco ristrutturato, riaperto anche uno degli hotel storici di questo territorio, il San Domenico. Purtroppo i tempi televisivi però mi impongono di chiudere questa diretta televisiva. Permettetemi di ringraziare tutti gli ospiti che si sono susseguiti oggi negli interventi, tutti di alto profilo. Ringrazio Mario Bolognari, sindaco della città di Taormina, grazie Bolognari per aver partecipato. Ringrazio Giorgio Palmucci, presidente dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo, grazie Palmucci. Ringrazio Pietro D'Agostino, presidente dell'Associazione Commercianti di Taormina.
Ringrazio Gerard Schuller, presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina, ancora Paola Sabella, segretario generale della Camera di Commercio di Taormina, sempre con noi anche Totò Scalisi, grazie per il suo contributo. Emma Taveri, anche grazie per aver partecipato, per averci delineato questi trend del futuro del turismo. Era con noi e ringrazio Maurizio Cociancic, il progettista di due importanti progetti che stanno prendendo il via proprio in questi giorni. E ancora Tamako Sakiko Kemi e anche l'imprenditrice Laura Mendolia. Io ringrazio particolarmente la Camera di Commercio di Messina, che ha fortemente creduto in questo ciclo di trasmissioni. Abbiamo realizzato 5 trasmissioni tra Messina, Milazzo e Taormina. Abbiamo, penso, contribuito a far sì che si creasse una forte sinergia fra i vari stakeholder, fra i vari attori istituzionali e imprenditoriali del territorio. Sono uscite delle novità estremamente importanti su cui sono sicuro che il territorio continuerà a lavorare per cercare di far sì che delle proposte si possano tradurre in concretezza. Ringrazio l'ospitalità del sindaco del comune per averci ospitato in questa splendida sala consiliare di Taormina. Ringrazio molto tutti gli ascoltatori che hanno seguito con interesse e attenzione le 5 trasmissioni di Incontri d'Estate 2021. Speriamo di rivederci anche l'anno prossimo qui in Sicilia. Grazie a tutti.